io, visto che aveva detto i treni, non sono la casa editrice e la bancarella che è conosciuta, abbiamo dei rappresentanti, dopo ci diranno anche loro qualche cosa, e allora semplicemente su Facebook ho contattato Francesca dicendo se creativa di venire qua da noi a presentare una serata. E mi piaceva, mi è piaciuto farlo come ultima serata della presentazione dei libri, perché, ed è seconda sorpresa, abbiamo invitato i bambini. Non è mai successo che alla presentazione di un libro abbiamo invitato i bimbi. E stasera non solo l'abbiamo invitato, ma l'abbiamo invitati a essere protagonisti e diversi autori più o meno. E questo siamo profondamente contenti e buon lavoro, dobbiamo essere orgogliosi. Ecco, questo solo per dire un po' chi siamo, cosa abbiamo fare stasera, e passo subito la parola a Margherita Di Giorgi per le conclusioni del libro. Su Francesca, sono due cosine, scusami, è classe 1988, quindi ragazza giovanissima, londinese, naturalmente, ha fatto ragioneria programmatrice, se si va su internet, si chiama Francesca Pindelli, esce un mondo di notizie, cose incredibili, ha dei video che sono bellissimi, vi suggerisco di andare a vedere su YouTube, con delle voci meravigliose che accompagnano, delle musiche belle che accompagnano molte poesie, e poi critiche, recensioni, le capita che ne bene, come lei stesse più tardi ci dà. Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questa manifestazione. Benissimo, a mio parere. Il fatto che, come dici tu stessa, vivi e respiri due volte, grazie al fatto che scrivere ti aiuta a sapere affrontare la giornata al meglio, senza troppo pensare al futuro, e godersi in tal modo il presente. E a questo proposito vorrei appunto chiederti, ti fa paura pensare al futuro? È per questo motivo che ti rifugi nella poesia? E se la risposta fosse sì, ti chiedo, perché questa paura del futuro? Sei ancora molto giovane. In difesa del popolo cittadino, si erge un antico corpo chiamato Ribellone. E si crede per aprire il suo coraggioso e grande cuore, un arcaico che si fa una posta quando non torri. In quelle viuzze arriva il profumo del salmastro del cerone, mentre le onde si infrangono agitate sulla riva di pietre argentate. Si taglia fiera e superba la piazza più caratteristica e bella, tra le io che sono stati bravissimi e mi hanno emozionato molto con la loro interpretazione. Era proprio quella che avrei voluto per la poesia di Piombino. Per quanto riguarda le domande che mi ha fatto l'assessore Di Giorgi, diciamo che infatti io non mi sento né una poetessa né una autrice, nel vero senso della parola, ma diciamo una damigella di un'arte nobile come la poesia, e vorrei diciamo dare il mio contributo alla storia di Piombino. Infatti in questi versi ho voluto descrivere tutto quello che la rende una città particolare e secondo me unica. E ho immaginato di scrivere questa poesia affacciandomi da Piazza Bovio e riuscendo a vedere lo schiudersi in una mano di questo arcipelago tozzano, dal maestrale, dai più piccoli particolari come il dolce salmastro, oppure appunto gli scogli, le onde, il faro, ma anche il corato religioso, parlando della chiesa. Parente a chi non si fa mirare. Non ti preoccupare di coloro che non restano incantati alla tua vista, è solo causa di un'invidiosa scritta. Tu parli sui confini della tua cornice, come strutturata fra l'oro giallo dei comuni di queste mille. Sui rifugi regolari di emozionanti frati raggiungono i anche perché non sei diretto. Invece serve. Serve come se parlare un po' di te. Parlaci un po' di te. 30 secondi, cosa fai nella vita, che studi, se lavori, che interessi hai e cosa puoi fare da grande, oltre a scrivere. Allora, intanto avevo già detto a Claudio, all'assessore, che non amavo tanto parlare di me, però mi ha fatto questa domanda apposta.
diciamo, l'improvvisazione della serata. Diciamo che io non vorrei parlare troppo di me perché già la poesia parla di me. Leggendo veramente profondamente i versi che scrivo si può capire tanto di me. Però ecco, quella 30 secondi, se proprio insisti, allora io ho il diploma solo dell'88, ho il diploma di ragioniera programmatrice e purtroppo ho, tra vari lavori temporanei che ho fatto, ora sono al momento di qualche cosa, però non studio, non vado all'università, continuo questa enorme passione per la scrittura e spero un giorno, chissà, di poter pubblicare un libro mio con magari non diventando famosa, però riuscendo ad andare un po' più lontano di Piombino. Però ecco, il mio sogno più grande veramente è quello di trovare un'occupazione, possibilmente trovandola però nella mia città, perché nonostante la crisi economica, nonostante le varie difficoltà che ci sono in questo periodo, io vorrei ecco, rimanere legata alla mia città. Perché ci sono molti giovani che al momento scappano, non dico per paura, però ecco, vogliono evadere un po' da Piombino. Si vede che pesa sull'altro, ma se tu hai strutturale del vento, sull'erba, un piccolo pensierotto porta con me. Fermata da un soffice bottoncino giallo canarino, ogni suo bianco petalo è un tenero segreto da sfogliare una alla volta in attesa di una risposta. Dimmi cosa c'è di male che credo nella tua previsione per dare speranza al mio cuore. Regalami la purezza del tuo fiore, della natura che ha donato con tanto amore, e della tua semplicità fanno l'incancellabile verità. 2009 qui a Piombino e lì ecco, ho cominciato a, diciamo, a tirare fuori i miei scritti, poesie, racconti e ho cominciato ad avere i primi consensi. Quindi infatti ho vinto una è quello, diciamo, una sorta di panismo, cioè una simbiosi tra il poeta e la natura stessa. Il poeta trova il proprio denominatore comune scrivendo i versi, quindi sono vado io, e nella natura circostante, nel descrivere un paesaggio, un oggetto che c'era in Gabriele D'Annunzio, questi poeti ecco, tradizionali classici, mi ricorda ecco, per esempio una poesia che mi piace molto, che è La pioggia nel pineto. Quel sentiero per me è sconosciuto, ma una forza che non si può spiegare mi convince ad avanzare. Sospesa sopra un invisibile filo, senza fissarne mai la meta di arrivare. Quell'uomo mi avvolge in una straordinaria luce, pronunciando queste parole sottovoce. Guarda al di là di quello che può far apparire la notte, ma cerca sempre un motivo per continuare ad illuminare in una nuova luce il tuo sorriso. Poi la figura di quel volto scomparso, lasciando... Prendi la mia mano e ti cammini per i prati della verde speranza che mi accompagna verso una terra sconosciuta, fatta di sguardi di parole, dente del sorprendore. Dentro la tua morata potestigna si nasconde la tua area di estrema. Di un'estrema povertà, di tali principi e di giudizio, ma conosce soltanto grida di terrore e di pietà e chiede aiuto a chi la guerra non ce l'ha. Nuvole di polvere nera si sfondano avide nel cielo, che non riesce più ad essere insieme, speranza e speranza. Nella parte di parte della terra. Un salto. Pensate che qui è caso che voglio dire. Sembrate tante piccole patine che conteggiano nell'aria provandosi fino a casa sera, come se non già da salina. Trasformo un ballo scassinato tutto il giorno del pensato. Con malinconi più alberi, gioi, poi levanti mi hanno giornati una piacere. Ma ogni tanto guarisci, passando dalla giornatura, e raggiungi un incantevole paradiso. Non tenere sempre in pronto, vedo le tue pene al piccolo cespuglio di vicino, e lui ti ascolterà, come un diligente bambino. Rivolgi alla timida tribuna, e saprai se apprezzi la sua vita, andando tra le spine del mare, tra le mura taciturne del cuore, si ricorda le invisibili danni. Parole in lui, la mia rimazione.
per accompagnarti fino a casa. Anche se la notte è tarda, è un'angoletta di acqua, a guardare, davanti alla luce, come se tu fossi una primavera, e finché la luce della finestra non ci sei. Allo stanco ma felice, il fedele sguardo di un cane che vive delle sue carezze, e sorge nella luce dell'alba, ritirandosi infine nelle fioche e delle piccole cose. Quindi attraverso la poesia, diciamo, le piccole cose diventano grandi. Sì, anche quelli, sì. Bianca. Io volevo chiederti se avevi fatto fatica a scrivere queste poesie, se erano venute, insomma, le rime spontanee, se avevi, cioè, insomma, sì, se proprio quando viene l'esperienza poi ti veniva una poesia. Se invece da un animale, ecco, e io lì infatti non descrivo subito come ma se ci avete dato caso, giro un po' intorno. Ti volevo chiedere, qual è la poesia che senti più tua, che ti piace di più? Tanto anche questa, ti ringrazio della domanda perché è una domanda fondamentale, perché è nobile proprio come la poesia, che però a piccoli passi, a piccole cose. Gli attori del Teatro dell'Aglio di nuovo ne hanno fatto una bellissima interpretazione delle mie poesie, e i bambini per la loro spontaneità, la loro bravura, il loro impegno, e penso che non ci sia migliore persona, quindi il migliore dei bambini per, diciamo, leggere le mie poesie, che poi ricordano un po' anche delle filastrocche. E la loro, ecco, semplicità, la loro spontaneità è la miglior cosa. E poi ringrazio anche la casa editrice, che infatti, come ha detto Enrico prima, mi ha permesso, diciamo, accolto il fiore della mia poesia e l'ha pubblicato, l'ha dato voce a livello locale. E un piccolo ringraziamento, se mi permettete, anche alla mia famiglia, che praticamente mi aiuta e mi supporta in tutta la mia passione e mi aiuta ad andare avanti. E un ringraziamento a una persona speciale che purtroppo nel corso della vita non mi ha potuto far conoscere, però a cui in parte dedico questo libro. So che mi avvicina, mi affianca sempre in silenzio e mi guida la mia penna e il mio amore per la scrittura tutti i giorni. Grazie a tutti. Grazie veramente per questa serata, una serata sorprendente. Anche noi non pensavamo di avere un successo come stasera, è una serata in cui la partecipazione è stata... ...e Francesca è qua per fare la sua replica a chi naturalmente lo desidera. A coloro che sanno ancora pronunciare le parole per far battere il cuore, che sanno scavare nel profondo, e illuminano il buio della paura di non potercela fare, con il riverbero della luce del sole che splende sul mare, a tutti quelli che sanno viaggiare sui binari della fantasia e sanno trovare l'armonia nell'altalena delle emozioni di una poesia. Grazie ancora e buona serata a tutti.